Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Scusate per la luce, ma ovviamente quando mi metto a registrare io un video il sole cala e al suo posto arrivano nubi, uragani, tempeste, ma mi sembra giusto, cioè è normale. Allora, scusate per una cosa. Qualche video fa, non so bene quando caricherò questo video, l'audio dei miei video era pessimo e per 3 video è stato così, ma davvero scusate, non ho registrato con la mia normale fotocamera ma con un'altra, perché questa era impossibilitata e il microfono dell'altra fotocamera è davvero pessimo e si è sentito, ma ora è tornato tutto alla normalità, quindi anyway. Allora, oggi nuovo video dupe. Io adoro cercare dupe, proprio nella sezione hobby del mio curriculum metterò cerca dupe di makeup, cioè cose normali insomma. E vabbè, niente, proseguiamo che qua sennò finisco a parlare troppo. Oggi tutti dupe Lime Crime, perché mi sono proprio sbizzarrita, io l'adoro come marca ma soprattutto vedendo le ultime andazzi non ho mai comprato nulla, perché proprio quando volevo comprare è uscito lo scandalo e mi sono detta ma anche no, e quindi vabbè, avendo i dupe mi arrangio, ma proseguiamo. Sono tutti dupe di Rossetti, perché ovviamente da Lime Crime cosa si può prendere se non quei favolosi rossetti? Ecco, io non li ho presi, il perché ve l'ho già detto, però ho trovato i dupe pressoché perfetti. Allora, il primo dupe che vi mostro è questo, che è il dupe direi pressoché perfetto di Serpentina di Lime Crime, e questo è il Serpent di Makeup Revolution. È questo verde meraviglioso, anche se quello di Lime Crime devo dire che ha più brillantini al suo interno ed è oggettivamente più carino, ma se non volete spendere $18, quindi più o meno 15 euro, potete spendere 1,45 euro per i rossetti Makeup Revolution. Altro dupe che vi mostro è questo, ovvero Felony di Makeup Revolution. Bene, questo rossetto è il dupe non proprio perfetto di New York City, non New York, New York con la L. Diciamo che questo rossetto però è più scuro di quello di Lime Crime, però comunque se volete un giallo penso che questo possa andare più che bene. Ed ecco un dupe spiaccicato proprio, ed è questo. Allora, questo è Vice di Makeup Revolution ed è il dupe perfetto, spiaccicato, identico di My Beautiful Rocket. Ecco, questo colore è assolutamente identico perché è proprio un arancio bello pieno, è fantastico, anche se è un colore che diciamo non è proprio tra i miei preferiti, però è davvero davvero un ottimo rossetto. Ora vi mostro un fucsia, ovvero questo. Allora, lui è Crime di Makeup Revolution ed è il dupe, diciamo, valido di Centrifucsia di Lime Crime. Come vedete il colore è pieno, è un bellissimo colore, e se vedete anche quello di Lime Crime comunque è praticamente identico, quindi io lo promuovo come dupe. E ora il dupe di No She Didn't, uno dei colori diciamo più pazzi di Lime Crime, ed è questo. Questo è Immoral di Makeup Revolution. Come vedete è un azzurro, quello di Lime Crime mi sembra un po' più vibrante come colore, però comunque se cercate un rossetto azzurro, eccolo. Per terminare questo video dupe abbiamo lui, ovvero Make It Right, che è il dupe spudorato, spiaccicato, identico del mitico Poisonberry di Lime Crime. Sinceramente Poisonberry è uno dei miei colori preferiti di Lime Crime, lo voglio da sempre, però no, anche no, cioè $18 contro 1,45 euro.
Allora, la differenza sostanziale tra questi rossetti e quelli di Lime Crime. Innanzitutto il packaging. Allora, quelli di Lime Crime sono a siluro, diciamo, e hanno quel favoloso unicorno glitteroso sul packaging. Ecco, questi no, sono semplici, neri, anche un po' bruttini, se vogliamo paragonarli a quelli di Lime Crime. Ma la differenza più grande è il prezzo. Quelli di Lime Crime costano tutti $18 contro gli €1,45 dei Makeup Revolution. E in più, quelli di Lime Crime necessitano di spese di spedizione perché sono acquistabili solamente dal sito americano di Lime Crime. Detto questo, possiamo capire che anche se i colori non sono propriamente perfetti, sono dei dupe veramente, veramente, veramente validi. Il video è terminato, io vi saluto, qua sotto lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale, sempre qua sotto nell'info box trovate i miei link su Tumblr, Twitter, Instagram, mi trovate ovunque praticamente. Va bene, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!